È qui con noi Fabrizio Segalerba, segretario generale, segretario nazionale della FIAIP, che è la federazione che raggruppa le agenzie immobiliari italiane. Buongiorno. Buongiorno. Allora, di questi ultimi giorni, dati di Banca Italia che ci dicono che mai come dal 2014 è così difficile ottenere un mutuo. Punto 1. Punto 2. I giovani, nonostante le garanzie statali, non vengono, diciamo così, assecondati dagli istituti di credito perché hanno paura le banche dell'insolvenza. Come uscirne? Ma è evidente che ci troviamo in una situazione particolare, perché se consideriamo che a luglio del 2022 tanto l'Euribor quanto l'IRS erano ancora in territorio negativo, quindi sono i tassi, per chi ci ascolta, i parametri per calcolare i tassi dei mutui, certo. Altrimenti magari da casa non ci capiscono. Esatto. Quindi in un anno, con i 10 rialzi consecutivi da parte della BCE, è cambiato quello che è l'accesso al credito, e sappiamo quanto il mercato immobiliare sia strettamente dipendente dalla concessione del credito, soprattutto per le prime fasce che si affacciano all'acquisto e soprattutto per quanto riguarda i giovani. Sono venute meno, nonostante sia rifinanziato anche nella prossima legge di stabilità, le garanzie Consap di bilancio. Non è che siano venute meno, il fondo c'è, però sicuramente anche da parte degli istituti di credito c'è molta più selettività diffidenza nella concessione del credito. Che consigli darebbe a chi deve comprare una casa? Ma oggi è sicuramente necessario, prima di avvicinarsi all'acquisto, avere una prequalifica sulla possibilità di ottenere un finanziamento, perché soprattutto per quanto riguarda i giovani l'acquisto dipende dalla concessione del mutuo, quindi avere da prima una prequalifica per conoscere attraverso gli istituti bancari, per conoscere qual è la propria capacità di ottenere un finanziamento. E poi da lì partire. E da lì partire nella ricerca. Senta, ma ci sono anche grosse difficoltà per il mercato degli affitti, perché sono saliti e perché i privati, insomma, non sempre accettano di affittare ad altri privati. Sì, allora, quello del comparto degli affitti è un settore molto particolare. Noi sappiamo che circa l'80% in Italia di case è di proprietà. Il mercato degli affitti è un mercato importante, ma forse non abbiamo la cultura della locazione come è nei paesi, ad esempio, del nord Europa. Quindi oggi il mercato delle locazioni è in mano prevalentemente ai privati. Ed è chiaro che quindi è soggetto a tutta una serie di azioni che dipendono anche da quelle che sono le esigenze delle persone e delle famiglie. Sarebbe necessario un piano strutturale per quanto riguarda il mercato delle locazioni, ma noi consideriamo che dovremmo fare di questo la genesi, nel senso che partiamo da quello che era la famosa legge sull'ecocanone vecchissima del 1978, per arrivare al 98, quando è stata introdotta la legge 431, che è quella che tutt'oggi governa il mercato delle locazioni. Sarebbe necessario un piano strutturale. E da lì ripartire, ovviamente. Grazie allora, segretario, per essere stato qui con noi questa mattina. Allora...